Ciao a tutti, sono Christian, carpentieri, mi sono avvicinato all'attività di sound design venendo dall'ambiente delle produzioni musicali elettroniche per necessità, perché un'azienda di amici in Sync Club a un certo punto della loro attività ha sentito la necessità di completare le installazioni video con una colonna sonora, con una rumoristica, con dell'effettistica, che fosse tale da poter completare l'impatto spettacolare delle loro installazioni multimediali. In particolare parliamo delle installazioni 3D videomapping. In realtà, però, la professione del sound designer può essere scollegata, cioè è cominciata, è iniziata in maniera scollegata a quelle che sono le installazioni multimediali di oggi. È il famoso rumorista di un tempo, quello che per intenderci andava a sonorizzare i film, proprio i corti o i film interi. Ho messo insieme degli appunti con questo file Word giusto per contestualizzare la professionalità. Dopodiché parleremo degli strumenti che possono essere utilizzati per svolgere questa attività e analizzeremo un piccolo progetto di sound design su uno spot realizzato in Flash, quindi molto semplice. E guardiamoli insieme subito, ci mettiamo pochi minuti. Questi appunti che ho tirato giù in queste ultime ore. Sound design è una disciplina estremamente vasta. Le sue applicazioni spaziano a 360 gradi nella creatività legata alla produzione musicale. Pensiamo a una catena di effetti per chitarra e sound design. Processare e elaborare un segnale audio e sound design. Microfonare, registrare determinate sorgenti sonore, generare baseline da sintetizzatore, usare oscillatori e VCR, ovvero le famose videocassette, come strumenti musicali e sound design. È una figura che è nata con l'avvento, sì, è vero, delle nuove tecnologie. Compone musica e suoni per diversi settori, come quello della televisione, della radio, del cinema, della pubblicità, del marketing e della discografia e dei videogiochi. Per svolgere questa attività sono necessarie conoscenze in ambito musicale, tecnologico, scientifico e ad acustico. Il sound designer deve progettare e gestire la spazializzazione del suono in ambienti chiusi e aperti. I primi furono i futuristi, 100 anni fa, con la macchina intona rumori. Il più famoso brand sound designer della storia, probabilmente in questo momento, è Brian Eno, che è colui che ha scritto e realizzato il jingle di Windows. Sono tutti sound designer dei progettisti del suono, in sostanza, e sono dei creativi. Il loro lavoro non si vede ma si sente, questo è l'importante. Sono armati di microfono e di computer e costruiscono suoni per campi diversissimi fra loro. Il grande schermo. Il mestiere del sound design deriva da quello di rumorista, l'abbiamo detto prima. Nel marketing, oggi forse è l'applicazione più diffusa e l'utilizzazione più diffusa di queste professionalità, il mondo del marketing, della comunicazione e della pubblicità. Si va dalla sonorizzazione multimediale, software, siti web, videogiochi, quindi possiamo immaginare veramente quante possibilità ci sono, a quella delle installazioni, mostre, negozi, spazi pubblici. Il suono, però, in ambito più propriamente di marketing, è utilizzato per far ricordare meglio un marchio e un prodotto. Ecco come mai abbiamo parlato subito del cingolino di Windows, anche Macintosh lo ha. E ci sono poi dei casi strani, tipo dei casi particolarissimi, come alcune case automobilistiche, come BMW e Mercedes, che hanno addirittura commissionato a degli ingegneri del suono un abitacolo tale da poter far percepire al conduttore oppure agli ospiti del veicolo il rombo del motore in una certa maniera. Se pensiamo anche che aziende come Ferrari o Ducati hanno addirittura registrato il rumore, il rombo dei propri motori, cioè quindi c'è stata una ricerca che veramente è stata multidisciplinare su più livelli contemporaneamente. Sicuramente pensiamo avranno messo in gioco meccanici, ingegneri, fonici e probabilmente anche
qualche musicista per cercare di raggiungere determinate frequenze o determinate intonazioni. Quindi parliamo proprio di applicazioni veramente estreme. Abbiamo le sigle e le suonerie, le sigle dei telefilm, dei cartoni. Ecco, infatti, i casi di utilizzo commerciale del suono sono molti e spesso curiosi. La Ducati e la Ferrari, ad esempio, hanno brevettato il rombo dei loro motori. E anche alcune suonerie di cellulari, il celebre Nokia Tune, probabilmente anche la suoneria più diffusa dell'iPhone, anche quella è Sound Design. Poi ci sono le sigle dei programmi TV, gli spettacoli teatrali, insomma, ogni volta che si utilizza il suono dovrebbe esserci un sound designer. Questo non succede, capita anzi che si utilizzino fonici o DJ. Infatti io mi sono approcciato proprio venendo dal mondo del DJing e della produzione musicale elettronica. Il sound designer non si limita a scegliere i suoni, ma li costruisce. Probabilmente però, apriamo una parentesi, fino a 30 anni fa i suoni si dovevano andare a costruire, a inventare. Si girava col microfonino, il panoramico, l'unidirezionale, col mixerino, il registratore multitraccia, prima ancora c'erano quelli a nastro, eccetera. Poi i mini dischi, i DAT. Oggi invece sono sviluppatissime le aziende che si occupano di raccogliere in libreria determinati suoni che appartengono a determinati comparti della natura, dell'economia, del mondo della scuola, dell'intrattenimento, eccetera. Quindi oggi il lavoro del sound designer è molto facilitato, moltissimo. Non c'è più bisogno di andare a pensare come fare per ricostruire artificialmente un suono presente in natura o un suono, che viene dall'operare una determinata attività. Prima si doveva veramente, coloro che hanno gettato le basi hanno veramente dovuto inventarsi la maniera in cui poter ricreare artificialmente, decontestualizzando, determinati suoni. Oggi tranquillamente abbiamo accesso a centinaia, no, a decine di migliaia di librerie ufficiali e centinaia di siti web e aziende che occupano della commercializzazione. Talune librerie sono anche molto costose e sono il frutto di lavori veramente lunghi da budget importanti. E chiaramente una libreria più costosa ha un perché rispetto a una libreria meno costosa. La condizione italiana, torniamo sugli appunti. Com'è la situazione per i progettisti del suono italiano? Siamo indietro rispetto agli altri paesi. In Italia la professione è appena agli inizi, non è ufficialmente riconosciuta. Il sound design può essere tuttavia una buona specializzazione, soprattutto per chi già lavora in ambito creativo. Una strada può essere quella degli studi multimediali, esistono già a Firenze o a Milano e a Genova. Da dove partire? È importante però partire da buone basi. Un sound designer deve senza dubbio conoscere la teoria della musica e del suono. Ma non è necessario essere musicisti, lo possiamo immaginare. Bisogna essere soprattutto dei bravi tecnici, perché la costruzione di una rumoristica complessa implica anche il missaggio di questi suoni. E se non si ha delle competenze nel campo del mixing e del mastering, anche e soprattutto nel campo delle conoscenze, delle basi nella gestione dei sequencer multitraccia, siano essi fisici o virtuali, probabilmente non si può giungere al confezionamento di un prodotto fruibile, utilizzabile. Mi spiego meglio. Se ci sono tre esplosioni da rappresentare dal punto di vista del suono, molto vicine fra loro, bisogna fare molta attenzione al messaggio, perché potrebbe succedere una somma di parti di suono che lavorano su frequenze molto simili, che potrebbe procurare problemi a livello di fase, ma soprattutto problemi a livello di distorsione, quindi di percezione pulita e distinguibile dei tre suoni. Se non si hanno competenze in questo senso, è solamente un pastrocchio, si rischia solamente di arrivare a un suono distorto, che se abbiamo a che fare con delle macchine fisiche analogiche, potrebbe anche essere un risultato ricercato
scopi creativi, ma come succede nella maggior parte delle volte, se si arriva alla distorsione digitale, sotto, anche vicine alla distorsione digitale, quando si ha a che fare con generatori digitali e multitracce sequencer, sommatori digitali, è molto facile produrre poi una soundtrack distorta, non utilizzabile, non fruibile. La soundtrack deve essere tale da poter essere ascoltata attraverso la riproduzione di qualsiasi speaker e di qualsiasi sistema. Un buon master di una buona soundtrack lo devo poter ascoltare bene sui piccoli speaker del mio portatile, su un impianto hi-fi, su un impianto da live, nell'autoradio o con la radiolina, il radio degli anni 90 che abbiamo ereditato dalla zia, che la usava quando si faceva la doccia. Per intenderci. Ecco perché è impossibile operare e fare un'attività del genere se non si hanno competenze di multitraccia, di sequencer e di mixing e di utilizzo dei principali effetti di processamento del suono, i principali almeno, l'equalizzatore, prima di ogni cosa. I processori di dinamica, quindi i compressori, i limiter, gli expander, gli effetti d'ambiente come il riverbero e il delay e la spazialità dei suoni, che se parliamo di produzioni in stereo, abbiamo un quadro. Abbiamo semplicemente un discorso di due dimensioni, quindi da sinistra verso destra, il cosiddetto panning. Io il suono lo posso mettere nel mio big mono, quindi di fronte, e quindi vuol dire che il canale destro e il canale sinistro sono perfettamente bilanciati. Io ho la sensazione che il suono mi arrivi di fronte. Posso spostarlo a destra, posso spostarlo a sinistra, operando con lo strumento panning, che è un'opzione di qualsiasi sequencer, di qualsiasi multitraccia e di qualsiasi mixer fisico analogico. Questo se rimaniamo nell'ambito della stereofonia. Oggi invece sappiamo che si può anche ragionare in termini di surround e quindi là il discorso diventa un po' più complesso. Non impossibile, assolutamente, perché basta aprire un sequencer come Logic e impostare dei canali sul surround e vedrete che è abbastanza intuitiva la procedura che ti permette di posizionare anche in termini di profondità a questo punto, perché parliamo di surround, di Dolby Surround, un suono particolare. Però limitiamoci per oggi a parlare di stereofonia, perché è la soluzione più diffusa. Difficilmente vado a organizzarmi il soundtrack di uno spot televisivo o per internet in Dolby Surround, perché coloro che devono fruire di questo spot probabilmente lo faranno attraverso la propria televisione di casa, anche quella in cucina che non ha magari il suo bel 5 più 1. Lo farà in auto, lo farà sul computer, lo farà dall'iPad, lo farà dal cellulare. Quindi oggi vi dico anche, vi aggiungo, probabilmente è sprecata anche la stereofonia, probabilmente per l'80% dei casi, perché di certo il nostro iPhone, il nostro iPad non ci permette di avvertire le differenze tra i due canali, left e right. Andiamo avanti con questi appunti, che sono pochissimi, sono quasi finiti. Il sound designer è un progettista, ah, un'altra cosa, chiaramente io ho scelto Logic per una serie infinita di motivi, uno su tutti è che l'altro sequencer multitraccia molto diffuso, abbordabile, è Live di Ableton, che è una casa tedesca. Logic è il sequencer di Apple. I due software rappresentano le due piattaforme più diffuse in questo momento.
tra quelle professionali. Le più diffuse perché sono le più abbordabili da parte di chiunque per via dei costi. Logic dal 2006 è proprietà esclusiva di Apple e ha un costo oggi per la suite completa che non supera le 600 euro. Per Ableton la suite completa in questo momento non supera le 800. Solo che Logic è vincolato a sistemi Macintosh perché è esclusiva proprietà di Apple, che dal 2007 ha deciso di terminare l'implementazione del software per Windows, precludendolo all'utilizzo da parte degli utenti Windows. Questi due software sono i più diffusi perché sono i più performanti tra quelli professionali e sono i più abbordabili. È chiaro che poi entriamo nel Nautilus di New York e troviamo Pro Tools, ma sono dei sistemi, Pro Tools è americano e DM Audio. Sono dei sistemi, dei sequencer che presuppongono l'utilizzo dell'hardware e quindi diventano molto più costosi. Io uso Logic, mi sono approcciato alla realizzazione delle soundtrack con Logic perché fino all'edizione 7 di Ableton la parte dedicata alla gestione dei video, quindi alla sincronizzazione con le immagini in movimento, era abbastanza carente. Oggi invece vi posso dire che con il rilascio della versione 9 le due piattaforme si equivalgono. Logic però è il più tradizionale. La timeline è da sinistra verso destra. Ableton ha rappresentato una piccola rivoluzione, no? Perché ha un po' sfaldato quelli che erano i nostri presupposti anche storici dovuti ai vecchi Cubase, ai vecchi sequencer, eccetera. Non che Cubase non esista più, anzi, ancora Nuendo è il top della gamba di Steinberg, dei sequencer di Steinberg, però in questo momento se dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo parlare dei due leader che sono Live e Logic. Ho scelto Logic perché in quel momento, un paio d'anni fa, rappresentava la piattaforma più solida, più sicura, su cui poter trattare i file audio che a servizio delle immagini in movimento. Ed ecco perché oggi guarderemo le funzionalità di Logic rivolte alla gestione delle soundtrack delle immagini. Continuando con gli appunti. Sound designer è un progettista di comunicazione sonora, un professionista del suono in grado di rapportarsi con le molteplici forme della comunicazione contemporanea e di produrre audio utilizzando indifferentemente linguaggi musicali e strumenti di produzione, il computer e le piattaforme digitali, ma anche attrezzature analogiche ed elettroniche, lo studio di registrazione, i microfoni, il mixer per comporre soundtrack e soundscape composti di musica, parlato, effetti sonori e manipolazioni elettroniche. È chiaro che noi per comodità utilizziamo dei sequencer software, dei sequencer multitraccia software, però in realtà non sono altro che delle emulazioni, questi sequencer non sono altro che emulazioni dei vecchi banchi mixer che sono in utilizzo dagli anni 60. E vedrete che il mixer che si utilizza per il missaggio dei suoni in Logic è simile a qualsiasi banco della Soundcraft o dell'Allen Edit, addirittura con vabbè, partiamo, devo fare Logic o Ableton. Come? Tu Live. E tu Pro Tools. Ah, fighissimo. Come? Lo vogliamo dire verso la telecamera. Sì. Tu provi l'Express di Pro Tools perché in realtà il Pro Tools evoluto presuppone un hardware importante e costoso. Sì. Ah. Sì. Certo. Certo, no, ma è un'ottima. Ah, sì, perché se no non si sente nel.
Certo. Logico Live ti permettono di essere più autonomo e di essere più libero anche, perché su un laptop e con una piccola interfaccia preamplificatore e convertitore portatile, hai la possibilità, e con un paio di buoni auricolari o buone cuffie lineari di riferimento, hai la possibilità di organizzarti un piccolo studio standalone in qualsiasi posto dove tu ti trovi, per ottenere i risultati e la possibilità di sfruttare all'osso le potenzialità dei due software. Pro Tools è un sistema più complesso, più solido anche, e più stabile addirittura, anche se, per carità, Logic con i processori che utilizza Apple dell'ultima generazione è abbastanza stabile, cioè anzi non ci sono problemi. Non è come 15 anni fa, magari ancora, Steinberg produceva il sequencer più diffuso, che era Cubase. Apple non era così diffusa come oggi e avevamo un crash dietro l'altro ogni volta che aprivamo una pagina di arrangiamento. Parlo quando c'era Windows. Quando ancora i nostri processori non arrivavano alle velocità di oggi. E soprattutto le nostre memorie volatili, le RAM, erano davvero ridotte, striminzite rispetto a quello che magari noi volevamo fare. Oggi tutti questi limiti non esistono più. E Logic più di Live per gestire i suoni da sincronizzare le immagini in movimento, per una questione anche di interfaccia grafica. Ciao. Accomodati, sistemati da qualche parte. Ma tu scuola niente oggi? Tu non a scuola niente? Eh? Grande sei. Sei un arcione. Lui ha fatto con me il percorso che abbiamo fatto presso l'Università del Salento, in cui una sessantina di ragazzi hanno deciso di avvicinarsi al mondo delle produzioni musicali elettroniche. Abbiamo proprio studiato insieme, analizzato l'utilizzo di Live, l'utilizzo di Logic e l'utilizzo di alcuni device tra i più tra virgolette sputtanati, tipo Maskin di Native Instruments e qualche controllerino altro adatto per Live, tra cui l'ultimo che non mi ricordo come si chiama. Come si chiama l'ultimo controller per live? No, è uscito quello nativo loro, quello proprio di Ableton. Il push, sì. Quello là, figate pazzesche. Quindi dicevo, io ho scelto Logic per un discorso di comodità di interfaccia grafica, per comodità di ragionamento anche, timeline da sinistra verso destra, esattamente come Pro Tools. Anche con Live puoi impostare nella visualizzazione il range un discorso di questo genere, ma è più ostico muovere le regioni audio e MIDI in live in quella visualizzazione, molto più comodo nella visualizzazione live con il flusso dal basso verso l'alto o viceversa. Nel momento in cui hai da gestire il posizionamento sulla timeline di un determinato suono, è più comodo poter avere una visione d'insieme e uno spostamento da sinistra a destra in termini di successione temporale, quindi proprio di timeline. Ecco perché la scelta di Logic. Stavamo dicendo che per fare sound design occorrono le competenze che abbiamo cercato di acquisire nel corso dell'inverno all'università. È che possiamo utilizzare i nostri amici sequencer multitraccia, che possono essere Live o Logic. E che chiaramente Pro Tools può essere un'alternativa forse superiore nel momento in cui si ha disponibilità di hardware e di studi importanti. Continuiamo già che a vederci questi appunti qua. Profili professionali. La libera professione rimane l'ambito lavorativo preferenziale per il sound designer.
Vabbè, i sound designer possono trovare opportunità di inserimento lavorativo in strutture professionali diverse, studi di post-produzione audio-video, agenzie di comunicazione, web agency, case di produzione televisiva, studi di sviluppo software applicativi, web radio, web TV. Soprattutto in quest'ultimo periodo sbocciano come i fiori in primavera le web radio e le web TV. E il grande limite, la maggior parte delle volte, di queste piccole aziende o associazioni o strutture che nascono nell'ambito di università e scuole, il grande limite è proprio la carenza di professionalità capaci di poter gestire in maniera professionale e in maniera tale da rendere fruibile il prodotto i suoni. E questo è il problema, perché non basta mettere una musichetta sotto, mettere una canzone di cui magari non abbiamo neanche il diritto, no? Perché magari non abbiamo neanche un accordo di edizioni sotto uno spot. Non basta questo per essere sicuri che questo spot possa essere fruito bene dal fruitore finale, dall'utente. Proprio perché vanno a concorrere una serie di procedure che devono garantire una finalizzazione adeguata dell'audio e una sincronizzazione adeguata dell'immagine. In un corso di sound design si acquisiscono strumenti di base operativi e concettuali della progettazione sonora, la percezione della fisica del suono, le tecniche di registrazione, la sintesi, i software per la registrazione, l'editing. L'editing poi per il sound designer è l'ambito principale. Perché il suono deve essere stretchato, allungato, accorciato, perché normalmente si preferisce intervenire sul suono, non sulle immagini, cioè dato un video finalizzato, occorre sonorizzarlo. E quindi le operazioni di stretching vengono fatte sul suono e non sulle immagini. L'editing perché occorre non solo accorciarlo secondo i concetti dello stretching, ma anche accorciarlo secondo proprio il discorso di lunghezza. Occorre intervenire sulla curva sinusoidale, occorre operare operazioni di equalizzazione, occorre operare operazioni di compressione per poter magari rendere udibile costantemente un suono per tutta la durata del video, nel momento in cui ci sono pericoli di mascheramento da parte di altri suoni che lavorano su un medesimo range di frequenze. Infine, le basi culturali che permettono di intraprendere, di interpretare e decodificare il linguaggio della comunicazione audio, le discipline sociali, economiche e gestionali e quelle di carattere storico-critico. E questo perché? Perché comunque il sound designer è un operatore della comunicazione, oltre che artista nel momento in cui riesci a ottenere dei risultati che possono essere catalogati nell'ambito delle opere d'arte, no? Ma poi, quelli sono poi giudizi più estetici. Il percorso formativo approfondisce in particolare due ambiti della comunicazione sonora: la grammatica della comunicazione pubblicitaria, dal logo sonoro allo spot, l'interattività attraverso la realizzazione di progetti installativi. Si prosegue con l'apprendimento dei software finalizzati alla produzione e post-produzione audio, montaggio sonoro e missaggio, aspetti interattivi e performativi, mentre discipline di carattere culturale affrontano le storie musicali recenti, le implicazioni sociologiche dell'ascolto e i linguaggi delle discipline professionali contigue. Perché anche la sociologia? Perché se lo spot, se un, partiamo, l'esempio più stupido, no? Per me è sempre lo spot di 15 secondi che si utilizza su internet, o il 30 secondi. Perché bisogna essere professionisti della comunicazione? Bisogna anche avere, masticare di sociologia o di marketing. Perché se il target obiettivo è la fascia giovane, probabilmente io posso osare attingendo da librerie di suoni più attuali, magari industrial, magari techno, magari ambient. Se il target obiettivo del mio lavoro è tutt'altro, probabilmente devo pensare a utilizzare o a generare
dei suoni che possono far sentire più a proprio agio l'utente finale, il fruitore finale. Ecco perché non si può prescindere da competenze di carattere comunicazione, marketing e sociologia. Il suono è un elemento che coinvolge molti processi. Il sound designer è in grado di utilizzarlo per costruire effetti sonori ed elettronici ed applicarlo a diversi ambiti e media. Per ciò che concerne l'ambiente del marketing, che per il professionista sound designer è probabilmente l'ambito di applicazione più vasto in questo momento, il suono è uno strumento fondamentale. Una composizione musicale o sonora si lega spesso a un prodotto e può essere utilizzata dall'azienda come vera e propria strategia per fare in modo che il cliente associ una determinata successione di suoni o una composizione a un particolare prodotto. La storia dell'advertising italiano è piena di esempi, no? Questo collegamento involontario che si stabilisce per il possibile acquirente può essere di grande rilevanza. Infatti, ogni volta che il soggetto in questione sentirà il jingle associato al prodotto o all'azienda, farà riemergere una serie di ricordi e di impressioni positive o negative. Chiaramente, se saranno positive, probabilmente avremo colto nel segno. Comunque, delle impressioni che devono ricondurre al lato emozionale. I programmi... ora, abbiamo detto la parola jingle. Fino a che non si è acquisita la coscienza della figura del sound designer, erano le case che producono i jingle e che quindi producevano le soundtrack e gli speakerati degli spot pubblicitari che la facevano da padrona nell'ambito marketing. I grandi studi di registrazione e di doppiaggio nell'ambito cinematografico, TV, eccetera. Quindi non era contemplata la figura del sound designer, ma era contemplata, come è ovvio che lo fosse, la figura del fonico, dell'ingegnere del suono, del tecnico. Quindi persone che avevano competenze esclusivamente tecniche. La competenza oggi che viene richiesta al sound designer è trasversale, è crossover. Se sei un bravo fonico, puoi diventare un bravo sound designer. Se non hai le basi da fonico, probabilmente, e vuoi fare il sound designer, devi metterti d'accordo con qualcuno che sia a fianco a te e ti possa seguire passo passo per il discorso di realizzazione tecnica. I programmi televisivi o radiofonici si affidano di frequente a figure esperte per l'elaborazione di sigle. Il sound designer spesso costruisce appositamente i suoni, non li elabora solitamente. Anche la produzione di sigle, come quelle di jingle pubblicitari, può rilevarsi utile per suscitare un ricordo nello spettatore. Se la successione sonora rimarrà impressa nel soggetto, sarà associata al programma in questione. Quando ci sediamo nelle nostre prestazioni, ogni giorno cerchiamo di creare nuovi suoni. È importante pensare come reperire il materiale sorgente da lavorare. La maggior parte dei suoni che si ascoltano sui videogame o sui film non sono singole registrazioni prese e messe lì a sonorizzare quello che si vede. Sono suoni complessi che arrivano dopo un attento design e mix di diversi elementi che comprendono anche cose che non ci si aspetterebbe mai di trovare. E ho letto, e mi pare che l'ho riportato questi appunti, che è un'altra paginetta, di come il rumorista di guerre stellari è arrivato alla definizione del suono della spada laser, utilizzando non oggetti presenti in natura, oggetti artificiali come scolapasto o padelle, e andando a riprendere con tecniche adeguate di microfonatura e sommare suoni mutuati dalla sua di cucina, rielaborati, effettati. 15 anni fa, nel 96, mi ricordo, ancora non esisteva una diffusione come oggi di queste librerie chiavi in mano, composte da elementi veramente
utilizzabili, già pronti all'uso, stand alone. È chiaro che se li vai a mettere insieme ad altri, devi stare attento a livello di mix affinché non ci sia distorsione o mascheramenti. E mi ricordo che per fare il clap di un pezzo di musica elettronica, all'epoca esistevano solo le drum machine, oppure si doveva andare a campionare il vinile o il CD. La mia prima operazione di sound design è stata quella di microfonare con un unidirezionale un bicchiere di plastica capovolto che viene schiacciato. E mi ricordo ancora, la facemmo a casa di Guido Nemola, una sua stanzetta insonorizzata, tutto chiuso, unidirezionale, preamplificatore, convertitore. Boom, su Cubase. Quel suono di clap lo usiamo ancora oggi, con differenti spazialità e differenti profondità. Quel suono può acquistare diverse caratteristiche per poter essere utilizzato in produzioni di diversi filoni musicali. Prendiamo ad esempio uno spa, ecco, sta appunto qua. Prendiamo ad esempio uno sparo laser. Partendo dal fatto che nella realtà non esiste, si può attingere alla propria licenza creativa e cercare di produrre un qualsiasi tipo di sorgente. Non troverete due sound designer che lo faranno alla stessa maniera. Ben Barth si chiama il rumorista di Star Wars. Usò delle registrazioni di un tirante d'acciaio colpito come un martello come base di partenza per i laser in Star Wars. Altri usano sintetizzatori mischiati con registrazioni di armi reali per arrivare al proprio suono, alcune volte passando attraverso plugin di Doppler o usando effetti di pitch shifting. Anche i passaggi di auto da corsa di Formula 1 trattati in un certo modo possono creare una sorta di suono adatto a tale proposito. Ripeto, tutte le librerie che oggi abbiamo a disposizione con un click rappresentano il risultato di lavori lunghissimi, perché qualcuno ha dovuto cominciare. Ora, un conto è la sintesi. Va bene, nella sintesi del suono, si può anche pervenire a dei suoni che possono rievocare determinati contesti, determinate azioni, determinate rumori che noi abbiamo l'obbligo di sonorizzare come soundtrack in quel determinato momento. Ma non è detto che utilizzando oscillatori e inviluppi di un sintetizzatore io riesca ad avvicinarmi al suono di quella sedia che cade sulla moquette. Può essere, anzi, ho preso proprio il suono che probabilmente con una qualsiasi drum machine completamente analogica lo riesce a fare, perché si tratterebbe di smorzare l'attacco del kick e di probabilmente tenere un decay bassissimo, probabilmente ci arrivi a quel suono sordo. Ma non è sempre possibile. Ecco perché la gente si è armata di microfoni, registratori, portatili e di sistemi di microfonatura panoramica, unidirezionale, cardioide piuttosto che dinamica, eccetera, eccetera, per andare a riprendere nella realtà il suono, che poi ovviamente trattato con effetti d'ambiente è riuscito magari a restituire fedeltà a quell'immagine. Le scelte sono illimitate quando si comincia a sperimentare con particolari suoni. Come suonerebbe se cambiassi di tono di 3 ottave in su e in giù? Un determinato suono cambierebbe tutto. Cambiare di tono, spostarlo di ottave, significa ad andare ad enfatizzare, spostarlo di ottave in alto significa andare ad enfatizzare quel range di frequenze che caratterizza dal punto di vista timbrico quel suono e ti fa immaginare, te lo fa percepire come se fosse intonato a un qualcosa. Se applicassi un flanger, sono processori di suono, sono effetti di processamento che possono modificare radicalmente un suono.
E se lo riproducessimo al contrario, il famoso reverse, lo stesso. O se passasse attraverso una modulazione d'ampiezza o altri effetti con filtro, si modificherebbe in maniera radicale. Avere un approccio con questo tipo di mentalità offre la possibilità di ricercare più rapidamente un suono sorgente che sia nel giusto range di frequenze e con un timbro che, se lavorato, può portare al risultato desiderato. Quindi questo per dire che se decidiamo un approccio radicale e primitivo e decidiamo di andare a campionare ciò che è in natura o ciò che artificialmente possiamo riprodurre in una stanza, se non otteniamo subito il risultato perseguito e sperato, abbiamo parecchie possibilità, intervenendo in studio, di poter raggiungere quel risultato attraverso l'applicazione di processori di dinamica, equalizzatori, flanger piuttosto che Doppler, eccetera, eccetera. O semplicemente facendo delle operazioni di pitching, spostandolo di ottava. Giù o in su. Alcuni sound designer applicano questo tipo di processo creando una catena di plugin direttamente nel software di database audio, ascoltando la sorgente con gli effetti applicati in real time. Una catena, chiaramente parliamo di effetti in insert, cioè nel senso ti dicono caricate il suono sul vostro multitraccia e su quel canale aprite in insert una serie di a cascata, una serie di plugin, finché non vi avvicinate al risultato che perseguite. Rodney Gates è un famoso sound designer, riporto la traduzione di un articolo che ho beccato online l'altro giorno, che tratta di educazione all'ascolto decontestualizzato. Vediamo cosa significa. Questi sono degli aneddoti che sono l'ultima parte degli appunti, a sostegno di quello che abbiamo detto finora. Mesi fa mi capitarono questi meravigliosi strilli e stramazzi generati dalle lettere di gomma per il bagno Munchkin, gli ho strofinati sulla parete umida della vasca mentre mia figlia faceva il bagno. Si possono letteralmente suonare perché rispondono diversamente a seconda della velocità e della pressione che si applica. La frequenza è un po' alta, ma si può usare come lo starnazzare di un'oca o come interessanti suoni gutturali. La decontestualizzazione del suono erano dei gommini che lui strofinava sulla parete umida della vasca da bagno. Questi gommini davano vita, no? Procuravano un suono sordo e gutturale. Rodney Gates l'ha utilizzati per sonorizzare lo starnazzare di un'oca. Un altro aneddoto, mia moglie stava passando l'aspirapolvere al piano di sopra mentre io ero nella stanza di sotto. Il suono di questa macchina che si propagava attraverso il pavimento ricoperto con il tappeto generava questo meraviglioso lamento soffocato con un pizzico di flanger che poteva benissimo essere un elemento elettronico del motore di un veicolo elettrico fantascientifico. Che cosa ha fatto Rodney? Ha ripreso probabilmente con un unidirezionale, perché aveva bisogno di un suono non troppo dinamico, non troppo espanso, quindi è una mia supposizione che abbia usato quindi un unidirezionale, che poi con l'aggiunta di un flanger, attraverso il passaggio in un flanger, ha dato un suono che lui ha utilizzato come suono di un veicolo fantascientifico, eppure era l'aspirapolvere di sua moglie. Vi ricordo. Flanger è molto utilizzato per il suono della chitarra e per le voci. Sì, ma soprattutto il flanger è la base delle distorsioni, no? Del rock, è quella la base. Il flanger invece in realtà non è altro che un riverbero, è un particolare tipo di riverbero, la cui distanza fra una ripetizione e l'altra è così breve, tale da non essere percepita dal nostro orecchio, è distinta dal nostro cervello. È tale da poter permettere quindi
una percezione del suono di quel tipo. È un trick il flanger alla fine. È come se quel suono si stesse ripetendo in un dato intervallo di tempo in maniera così con un come si dice? Penso che corrisponda a una delle luci, a una strobo mandata a tutta velocità. Sì, sì. La cui frequenza di campionamento, quindi la distanza che c'è tra una dimensione e l'altra, è così breve da non essere percepita da noi. Così breve, tale da non permetterci di distinguere una ripetizione dall'altra. Probabilmente io non so a che livello siete, probabilmente sono delle cose che magari per voi sono scontate e ditemelo, o magari possono essere delle curiosità, vi fa piacere che io faccia delle questioni di questo genere, non mi dite niente, tanto dico siamo abbastanza intimi. mi ricordo uno speciale che ho visto prima in cui mi ricordò, non so perché c'è l'accento, io questa è una traduzione che ho copiato, la traduzione di un articolo, dell'articolo di Rodney che ho beccato, uno speciale che ho visto in cui Ben Bart, che è, abbiamo detto, il rumorista di Guerre Stellari, generava alcuni elementi metallici del motore degli overtanks nella minaccia fantasma usando un rasoio elettrico contro un'insalatiera metallica e modulandone il suono. Rodney, che poi è il rumorista invece di Transformer, ha realizzato nella stessa maniera alcuni elementi fantascientifici per i veicoli di Transformer. War per Cybertron. Solo che lui, anziché un'insalatiera, ha usato uno scolapasta. Questo paio di piccole forbici, Kane, se aperte e chiuse rapidamente, mimano perfettamente il suono di una macchina da scrivere. Inoltre, usandolo per realizzare delle telemetrie computerizzate su Transformer, War of Cybertron, ho realizzato che si potevano usare anche altri suoni simili a questo per tale proposito. Così ho editato alcuni suoni organici come tintinni di vetro o di posate d'argento. Li ho incollati in Pro Tools, ho creato dei loop aggiungendo un po' di flanger e riverbero. Stavo mettendo in ordine i piatti quando notai che questo interessante ping che fece il nostro... quando notai un interessante ping che faceva il nostro pelapatate, lo ascoltai più da vicino, quando un colpetto con l'unghia immaginai che fosse il suono della parziale rivoluzione di un mitragliatore rotante meccanico, ecco la decontestualizzazione del suono, editando una serie di questi suoni era un tipo di effetto sonoro facilmente realizzabile. Ho usato proprio l'altro giorno questo leva pelucchi e ha creato un fantastico suono di spegnimento appena il cilindro man mano smetteva di girare, appena un suono, aveva un suono molto elettronico, quasi come il servomotore di uno scanner da tavolo. Se registrato ad alta risoluzione, picciato o riprodotto al contrario, può generare interessanti suoni di accensione e spegnimento. E questo nonostante, c'è belle traduzioni, non ostante la sua piccola dimensione. Che cosa ha fatto? Ha registrato il suono che emette lo spegnimento del levapelucchi e l'ha utilizzato come suono di accensione o spegnimento magari di macchine, di veicoli utilizzati sulla scena. Conclusioni. Questi sono solo alcuni esempi di come realizzare suoni interessanti semplicemente guardandosi attorno. Raccomando di investire in un registratore tascabile che registri almeno a 96 kHz e a 24 bit e tenerlo sempre con sé. Perché almeno 96 kHz e 24 bit? Perché una frequenza di campionamento di 96 kHz ci permette di avere un suono abbastanza dettagliato. Sappiamo cos'è la frequenza di campionamento, no? Nella digitalizzazione di un suono reale o analogico è il numero delle, facciamo finta, fotografie che facciamo in un intervallo di tempo a questo suono. Più corto è l'intervallo, più alta è la frequenza di campionamento e più aderenza
alla realtà della ripresa, della registrazione, avremo. Se lavoriamo a 24 bit, che è la definizione, quindi la profondità del suono, ci assicuriamo la possibilità di intervenire in maniera importante sulla dinamica. Meno profondo è il suono e meno definito è, quindi il suono quando è lo-fi, anche l'8-bit, oddio l'8-bit, ancora negli anni 90 parlavamo di 8-bit, meno possibilità abbiamo di intervenire sulla dinamica, di farlo crescere questo suono, anche in termini di ampiezza. Quindi se noi stiamo registrando un suono presente in natura, un suono presente in un ambiente artificiale, ci conviene farlo con il massimo della frequenza di campionamento a disposizione e con il massimo della definizione in termini di bit. Dipende sempre dalle attrezzature di cui disponiamo, perché sappiate anche che registrare con quella frequenza e con quella profondità si rischia di avere dei file enormemente pesanti. Infatti, quando si tratta di gestire tracce che sono fini, che da utilizzarsi nel mix di produzioni musicali, quindi di song o di track, difficilmente si usano dei file con frequenze di campionamento e profondità così importanti, anche perché, signori, l'orecchio umano percepisce una profondità fino a 16 bit, l'orecchio umano percepisce una frequenza di campionamento fino al 44.100 Hz, che poi è lo standard del CD. Non ha senso creare un prodotto finale, una track finalizzata, a profondità superiore, a definizioni superiori e a frequenze di campionamento superiori, perché tanto noi non riusciamo a distinguerle. Però se una frazione di suono, se un file sonoro, dopo l'abbiamo trasformato in digitale, quindi l'abbiamo passato in un preamplificatore, in un convertitore, e dispone di questa profondità e di queste frequenze di campionamento, ci permette di operare delle modifiche sostanziali più particolari, più definite in quella fase. Poi il consiglio è, nel momento in cui si fa il mix, il consiglio è sempre quello, per evitare di dover utilizzare tutta la RAM a disposizione e magari di impallare il computer, cioè il consiglio è sempre quello, perché tanto non ne vale la pena altrimenti, di convertire tutto poi alla qualità CD, 16 bit e 44.100, wow, tranquillamente, direttamente WAV, neanche AIF, perché se poi vogliamo, sappiate anche che l'estensione non compressa AIF, che dovrebbe essere un po' più definita rispetto al WAV, che è l'estensione nativa di Apple, comunque contiene dei metadata all'interno, quindi delle informazioni aggiuntive, e nello scambio di questi file, nel passaggio tra sistemi operativi ed altri sistemi, tra piattaforme ed altre piattaforme, da computer a computer, da sequencer a sequencer, da editor ad altro editor, questi file, questi metadata possono essere interpretati dalla piattaforma, da piattaforme diverse in maniera diversa, mentre il WAV, che è più stupido, non è nient'altro che l'esatta traslazione dell'audio sul computer, e non c'è altro, è solo audio, è solo quella cazzo di sinusoide e punto, non ci sono altre informazioni, quindi è più sicuro. Quindi effettivamente vogliamo fare i sound designer strafighi e quindi andare a riprendere ciò che è in natura o ciò che è in ambienti artificiali da noi costruiti, facciamolo, però utilizziamo dei microfoni importanti, dei preamplificatori importanti, dei convertitori importanti che ci permettono di fruire di un suono che sia almeno a 96 kHz e di frequenza di campionamento e almeno a 24 bit di profondità. Oggi Logic arriva a 32, anche Ableton, e già è Pro Tools forse a 64. Quindi, no, ma forse anche... No, Sandro, forse anche Logic adesso è arrivato a 64 bit. 34 bit, non lo so. 32. A 32.
mentre Pro Tools è arrivato a 64 bit. Sì, stiamo parlando di suoni. Pro Tools è arrivato a 64 bit? Sì. Ho fatto molte registrazioni così e non le ho mai annotate. Ascoltandole mesi dopo non avevo più la pallida idea di cosa fossero, così li ho archiviati semplicemente descrivendomi nella maniera più sensata possibile, pensando dove diavolo potevo essere in quel momento, in maniera da usarli nel modo giusto più tardi. Quindi, se si vuole veramente fare questo mestiere, la decontestualizzazione è alla base di tutto. Come ho detto io, ho usato un bicchiere di plastica che veniva schiacciato dalla mia mano per ottenere il suono che è stato utilizzato come clap in una produzione di Acid House. Così dobbiamo imparare a scindere e a decontestualizzare quello che stiamo ascoltando, perché se vogliamo riprenderlo e vogliamo utilizzarlo in altri modi, in altri contesti e per altri fini, con altri obiettivi, e non possiamo farne a meno. Quindi la decontestualizzazione è il punto di partenza. E infatti lui che ha fatto? Rodney ha detto, io sì, per una vita ho ascoltato, ho annotato e ho archiviato, ma ho annotato in maniera anche approssimativa, tanto alla fine mi interessa quel suono decontestualizzato, non mi interessa sapere che quel suono l'ho ottenuto battendo un pacchetto di sigarette morbido con una penna di plastica. A me interessa quel suono. Questo suono, magari ottenuto in questa maniera, potrà essere utilizzato per rappresentare tutt'altre immagini in movimento, tutt'altra scena. Imparare ad ascoltare le potenzialità di un suono è un viaggio lungo come una carriera professionale. Scusate. Oh, caspita. Ma non ci sono ragioni per non iniziare subito, anche se si è ancora aspiranti sound designer. Album. Questi sono gli appunti che avevo preso. Questo è il nostro sequencer. Questo è il nostro sequencer che noi abbiamo deciso di utilizzare, di prendere come punto di riferimento per provare a fare i sound designer. È un sequencer ed è multitraccia. Il sequencer, per ripassare, è un sistema di registrazione e di esecuzione dotato di una memoria programmabile nella quale vengono memorizzati i dati di controllo operativi necessari non solo alla generazione del suono ma soprattutto alla riproduzione. Abbiamo detto perché abbiamo usato Logic e vediamo anche in che maniera utilizziamo Logic per dare suono alle immagini in movimento. Quando apriamo un nuovo progetto di Logic da New, ci appare questa schermata e risalta subito agli occhi questa, Music for Picture. Ok? Questo è già un template. Logic ti sta dicendo, se hai bisogno di dare una musica alle tue immagini, prova a utilizzare questo template. Cosa differisce questo template? Differisce dagli altri, salviamolo, differisce dal fatto che il sequencer di Apple pensa di metterti in primo piano, il toolbar riferito al tempo, quindi alla timeline, perché è chiaro che per sincronizzare suoni e immagini in movimento bisogna lavorare veramente in termini di centesimi di secondo anche, no? Poi ti dice, secondo me
hai bisogno di tracce mono, perché così le puoi gestire meglio in termini di spazialità, e di un po' di tracce MIDI, del click. Nell'inspector già ti apre, già ti fa vedere che nel mixer ti ha già predisposto. Guardate quanto ci aiuta Logic, quanto ci aiuta, e guardate quanto poi buttiamo tutto. Ti ha già predisposto sul canale di uscita un setting di massimizzazione, quindi di finalizzazione della traccia audio master, e lui ti consiglia di usare questo compressore con questa impostazione, con una soglia di meno 14 dB, con un attacco lunghetto, una release lunghetta. Ora ce ne andiamo a vedere anche questi strumenti che Logic offre. Ci consiglia di attivare questo limiter. Il limiter non è nient'altro che l'estremizzazione di una compressione. È un multimeter per controllare l'andamento dei livelli nello spettro delle frequenze. E ci dice anche, secondo me, ti bastano due effetti d'ambiente. Uno Space Designer con il preset Piano Warmth, se si legge così, e un buon vecchio delay organizzato con un tempo di delay medio, e ti consiglia anche di usarli in mandata, di usarli in send. Questo è quello che ci consiglia lui. Ci mette già a disposizione la parte video. Adesso vediamo qual è la figata. E me lo degno un video. Come tanto sei ordinato, provi tutto. Aspetta. Ah, abbiamo questo. Allora, basta prendere il video e buttarlo là, buttarlo sulla schermata dell'Arrange. Vuoi aprire il video, vuoi estrarre la traccia audio, ma fa che vuoi, vai, apri. Ecco qui, come Logic ci permette in maniera molto semplice di cominciare a lavorare per sonorizzare un video. Questo è il video, questo abbiamo bisogno di altro che un flash che ha fatto Omar Eox come spot al festival. Vedendo questo, intuite qual è il lavoro da fare, è intuitivo. Abbiamo visto che se dobbiamo semplicemente, no? il lavoro da fare, il lavoro del sound designer, nel momento in cui è tutto già dato, è molto semplice. Carichi il video là, la timeline è questa, da sinistra verso destra. Logic ti dà la possibilità di non poter fare a meno di guardare lo scorrere del tempo, ti dà la possibilità di metterti questo magari su un altro schermo, tenertelo piccolino qua, eccetera eccetera, e di muovere poi i file. Adesso vedremo come e in che maniera si può dare precisione assoluta avendo a disposizione solamente un desktop, un laptop e magari un paio di buone cuffie. Ma questo per il montaggio, e ripeto, sarà molto difficile che voi vi troviate di qui a breve nelle condizioni di andare a fare le riprese vere dei suoni presenti in natura o in ambienti artificiali da noi creati. Sarà molto più facile che voi vi troverete un domani ad attingere dalle decine di migliaia di librerie anche abbastanza importanti presenti sul mercato, e quindi a quel punto basterà processare quel suono di quella libreria per adattarlo e renderlo utilizzabile nella vostra composizione Arrange.
Facciamo una pausa e ci fumiamo una sigaretta? Che ho visto che te l'ha fatta la sigaretta. mi ero segnato una successione di argomenti, però mi sa che sono degli argomenti che probabilmente sono già vostri. Però in carrellata ne parliamo. Estensioni dei file, ne abbiamo già accennato prima. Ci sono i file compressi e i file non compressi. Solamente le tre estensioni più importanti, poi il resto è ininfluente in questo momento. Non di andare a parlare del super audio, cose di questo genere. WAV e AIF sono le estensioni non compresse e vengono dalla conversione del suono che è analogico in digitale. Quindi è una conversione analogic digital AD. Questa conversione è data dai convertitori delle nostre schede audio. La scheda audio, per quello che facciamo noi, è il collettore di tutto, è il punto di partenza di ogni cosa, perché non solo ci permette un ascolto lineare laddove abbiamo collegato dei monitor lineari, quindi un ascolto quanto più aderente alla realtà, ma ci permette anche di convertire il suono esterno, ci permette anche di acquisire il suono esterno sul computer, convertendolo quindi da analogico in digitale, e fare di viceversa, ovvero rendere riproducibile dagli speakers, dai monitor, dagli impianti, una successione di bit, quindi una successione numerica, dei dati, e quindi converte al contrario, dal digitale in analogico, perché chiaramente lo speaker fisico deve essere sollecitato da un impulso elettrico e quindi analogico e non da una successione di dati. Il punto di partenza nostro è la scheda audio, dicevamo. E la scheda audio chiaramente è anche interna a ogni computer, se no non sarebbe possibile neanche sentire il suonino di Windows di Baianino, il suonino di Macintosh, no, comunque fruire dei file multimediali presenti sul nostro computer. Ma non basta, anche se le caratteristiche tecniche delle schede audio integrate sono sulla carta uguali a quelle delle schede audio esterne, non siamo dotati di ingressi e connessioni professionali tali da poterci fare utilizzare determinati macchinari che fanno parte del nostro setup. Ci intendiamo, parliamo più chiaramente. Con la scheda audio integrata al nostro laptop e un'uscita mini jack abbiamo un segnale sbilanciato a rischio, non stabile, e che non ci permette di avere un ascolto definito, proprio per l'uscita. Inoltre mini jack è un'uscita stereo, punto. Pensiamo al momento in cui io debba fare la ripresa di una band. Beh, impossibile. Bisogna di una scheda audio con diversi ingressi se voglio operare fare una registrazione multitraccia, quindi registrare più sorgenti contemporaneamente. E a quel punto ho bisogno o di una scheda audio con più ingressi e un software gestionale del mixer che a quel punto è virtuale, oppure addirittura dovrei dotarmi di un mixer e di una scheda audio. Quindi nel nostro setup non può mancare la scheda audio. La scheda audio, oltre a essere composta da convertitori, che sono il cuore di tutto, il fulcro di tutto, esistono convertitori di cazzo ed esistono convertitori affidabili. A noi non importa se stiamo utilizzando un controller per gestire il nostro software
da 20 euro che magari ce lo siamo realizzato da soli, non fa niente. Ma se non abbiamo dei convertitori buoni, se non disponiamo di una buona scheda audio con dei buoni convertitori, è inutile proprio mettersi se si vogliono raggiungere dei risultati professionali, dei risultati che possono essere poi utilizzati veramente dal mondo del broadcasting o dal mondo del cinema o del web in genere. La scheda audio oggi contiene in sé anche il preamplificatore, perché per acquisire sorgenti come per esempio un basso a corda, una chitarra acustica magari, se non abbiamo il preamplificatore, il livello in ingresso e l'ampiezza del suono può risultare troppo basso o troppo bassa. E quindi la nostra acquisizione, il nostro campionamento, la nostra registrazione su piattaforma virtuale, può non contemplare tutte le sfaccettature di dinamica del suono. Quindi anche i preamplificatori della scheda sono importanti. E oggi le schede che troviamo sul mercato, anche quelle più a buon mercato, contemplano anche la sezione MIDI e quindi anche l'interfaccia MIDI. Quindi, mentre un tempo dovevamo dotarci l'interfaccia MIDI se volevamo sincronizzare più device esterni attraverso un protocollo che prevede un linguaggio snello, veloce, di pochi K, qual è il MIDI, no? Il MIDI non è nient'altro che una convenzione che tutte le aziende produttrici di device fini alla produzione acustica si sono date a fine anni 80 per sancire uno standard di linguaggio di comunicazione univoco tra di essi. Quindi oggi con la scheda audio abbiamo tranquillamente la nostra interfaccia MIDI in e out, che ci permette di acquisire l'informazione MIDI e di trasferirla a qualche altro device. Faccio l'esempio più stupido, forse è inutile pure, fermatemi, se sta dicendo delle ovvietà, ditemelo. Faccio l'esempio, no? L'esempio più stupido del MIDI oggi, che abbiamo la nostra tastiera muta, che esce MIDI, la verità, quelle di ultima generazione escono USB, ma io vi consiglio sempre di utilizzare la connessione MIDI. La connessione MIDI è più leggera, è più stabile, va per i fatti suoi. Tanto, cosa viene trasferito col MIDI? Informazioni basilari. Con la nostra tastiera muta noi diciamo al Logic, al piano roll di Logic, di suonare in quel momento informazioni temporali, quella nota, con quella pressione, con quella velocity e con quella intensità. Quindi sono informazioni di servizio, ok? Il MIDI non è il suono, l'estensione MIDI è estensione propria di file molto leggeri, pochi K. Ecco perché io dico, perché andare a impegnarsi una porta USB per far passare pochi K ogni secondo, che prevede l'installazione del driver, poi del software che controlla quella tastiera muta o quell'altro o la drum machine. La drum machine, al sequenza della drum machine, noi in ingresso, uscendo dalla scheda audio, entriamo nella drum machine, cosa gli diciamo? Gli diciamo qual è l'informazione di BPM, per esempio. Mentre, al contrario, la tastiera muta, attraverso l'interfaccia MIDI, dice al nostro sequencer quale nota suonare. Ma il generatore del suono non è sulla tastiera muta, e il suono non passa attraverso il cavo MIDI. Il generatore può trovarsi esternamente, perché magari stiamo usando una tastiera muta per controllare un synth rack, quindi quelli modulari che non hanno la tastiera,
Quindi del Moog, del Fatti, del Little Fatti, esiste sia la versione con tastiera, che è la cosiddetta versione da live, quella che portano i musicisti sul palco per il live, sia la versione a rack, che non ha i tasti, non ha le ottave. Quindi a quel punto che succede? Che la nostra tastiera muta può dire direttamente al generatore esterno, che può essere il Moog, quale nota suonare, quando suonarla, con che velocity, con che intensità, quale pressione deve considerare che noi stiamo esercitando su quel tasto. Oppure lo può dire direttamente a piano roll di Logic. Mentre al contrario, device esterno drum machine, invece sarà il contrario. Sarà il sequencer a dire, sarà il sequencer Logic in questo caso, a dire al sequencer della drum machine che BPM deve considerare nell'organizzazione, nella stesura del pattern. O ancora, synth esterno, arpeggio. L'arpeggio di un synth esterno, se non è impostato su quel determinato BPM, lo stesso a cui è impostato l'intera song e range, sarà un arpeggio cacofonico, sarà completamente fuori tempo. Abbiamo bisogno quindi, attraverso un cavo MIDI, di dire a quel synth esterno a che BPM abbiamo impostato la nostra song. E le estensioni file, continuiamo a parlare delle estensioni file, perché da là eravamo partiti, abbiamo detto WAV e AIF, non c'è differenza di qualità, c'è differenza solamente che l'AIF, come l'MP3, contiene in sé delle informazioni aggiuntive, sono i cosiddetti metadata, e abbiamo detto prima cosa sono i metadata. Sono informazioni aggiuntive che arrivano anche a prevedere la visualizzazione della copertina della traccia, se esiste una copertina. E Beatport, iTunes ci hanno fatto vedere come. E infatti, se pensate a quando alla possibilità di scaricare il WAVE, di acquistare il WAVE, il formato WAVE da WAV, da Beatport e non l'MP3, noterete che nel formato WAV non c'è la copertina, perché non sono presenti in metadata, perché è solo un'estensione pensata unicamente per la riproduzione digitale del suono. Per la riproduzione digitale, sul CD c'è il WAV, viene bruciato il WAV, è vero, ma diventa poi audio puro. Non è più digitale, eh? Quando vai sul vinile non è più digitale, anche se la fonte era digitale, no? Perché c'è stata un'operazione di transfer che ha riconvertito nuovamente. I file compressi sono molto utilizzati, perché per gestire grandi librerie, grandi archivi, non è che possiamo veramente sprecarci 10 megabyte per ogni minuto di song, di canzone o di contenuto sonoro. È stato inventato l'MP3. Ci sono diverse scuole. C'è chi dice che anche a 128K si può parlare di una qualità accettabile. Ci sono altre scuole che dicono che se non parliamo di 192, di 320, lasciamo perdere, che è meglio. Io vi sfido con un buon sistema di riproduzione a cogliere la differenza fra un file WAV e un file a 320, MP3 16 bit a 320. Probabilmente solo pochi di noi, chi ha l'orecchio allenato, riesce ad accorgersi di quella quantità di frequenze che sono state stornate dal file originale nel momento in cui questo file è stato compresso e rigenerato con l'estensione MP3. Se poi pensiamo al fatto che questi MP3 a 320 vengono utilizzati da chi come me si esibisce nei club, no? fa dei DJ set, e se pensiamo al livello medio di manutenzione degli impianti, all'acustica che c'è nei club o nelle sale concerti o all'aperto, quando si fruisce di queste, dei suoni in manifestazione all'aperto, vi renderete conto che è inutile stare a mangiarsi tanto la testa.
è che questi puristi che continuano a rompere le palle potrebbero anche farsi i fatti loro. Questo non vuol dire che i progetti e gli arrangiamenti noi li andiamo a costruire con i file MP3. No, una cosa è ascoltare, un'altra cosa è manipolare, organizzare e produrre. Abbiamo detto prima, conviene pensare 24 bit e un minimo di 96 kHz, perché ci danno la possibilità di processare quel suono avvalendoci di dinamiche serie e dando la possibilità agli effetti, ai plugin, anche agli effetti esterni, di poter essere più precisi nell'elaborazione dei dati. Il file MP3 è un'estensione compressa, in cui, se è vero che un minuto di MP3 equivale a 1 MB e un minuto di WAV equivale a 10 MB, perché c'è, manca qualcosa, effettivamente mancano tante frequenze. È un plugin della suite degli Waves, che sono un Maserati, per esempio, quelli scritti dal grande ingegnere del suono, omonimo, hanno bisogno di file ricchi di informazione per poter svolgere bene il proprio dovere. Però nel momento in cui si deve fruire il lavoro finito, finalizzato, non stiamo a esaurirci più di tanto. MP3 320 va benissimo. Tanto non stiamo, ripeto, nella sala d'ascolto del Nautilus di New York. I nostri fruitori hanno a disposizione dei device ben più modesti, no? Rispetto a quelli che abbiamo noi, che dobbiamo invece costruire la soundtrack. Quindi non ci facciamo problemi di questo genere, però è chiaro che è assurdo poter pensare di gestire un missaggio di un lavoro con dei file MP3, cioè, non scherziamo neanche su questo. E cos'altro c'è da aggiungere? Una certa scuola dice che almeno dobbiamo parlare di 256 kbit per l'MP3, per parlare di fedeltà. Ed effettivamente 128 non sono assolutamente fedeli. Sappiamo, no, cos'è che il suono, perché mi ho segnato anche di fare una piccolissima digressione sul suono, semplicemente perché chi si avvicina, come Daniela, che ha detto io faccio proprio questo, riprendo, cerco di fare le riprese, l'acquisizione, i campionamenti dei suoni presenti nell'ambiente. Ed è questa dovrebbe essere questo dovrebbe essere l'approccio giusto, no? Quello più creativo. È per questioni di tempo che io vi dico, signore, è inutile, non state a rovinarvi il cervello più di tanto, a perdere tanto tempo, tanto le librerie che sono sul mercato oggi sono adeguate, sono buone, e soprattutto per un piccolo suono come questo dovresti magari, per raggiungerlo, dovresti sommare più suoni diversi, dovresti processare questi più suoni diversi, dovresti fare il mix di questi suoni e soprattutto poi devi finalizzare, devi fare il master di quel suono. E il master, a mio avviso, non è, e lui lo sa benissimo perché gli ho fatto tante teste tutto l'inverno, non è un processo che compete al creativo, ma è un processo che compete al tecnico, che deve essere affiancato dal creativo, magari in quel momento, è tecnicismo. Mentre il mix influirà sul mastering in maniera univoca ed è un aspetto creativo di tutto il lavoro, perché attraverso il mix, la fase di missaggio, io decido come deve suonare questa produzione, questo lavoro, questa soundtrack, questo suono, eccetera. Il master è più tecnico, perché il master deve portare
il maggior volume possibile al di sotto della distorsione, deve portare al minor, al maggior volume possibile il lavoro e deve dargli la maggior corposità e potenza possibile senza creare danni alla dinamica. E quindi è un lavoro tecnico, non è un lavoro creativo, cioè è quello, devo rendere udibile in maniera più vicina possibile alla perfezione questo suono su ogni device, su ogni speaker, su ogni aggeggio che serve a riprodurre il suono. Questa è la finalità del master. Il master far sì che la mia canzone, la mia colonna sonora, la mia soundtrack del mio spot possa essere ascoltato allo stesso, no, ascoltato bene in autoradio, alla televisione, su internet, eccetera, eccetera. Un buon master lo si fa per forza in studio dove l'acustica è buona, lo si fa per forza con delle schede audio e dei convertitori importanti. Per forza, cioè non pensate di poter gestire la finalizzazione della soundtrack col vostro laptop in cuffia. C'è chi lo fa, perché di Dio, e anche io purtroppo ogni volta o tante volte sono costretto a farlo, ma per motivi d'urgenza, e quando si devono gestire eventi con delle installazioni multimediali in posti ostici e in tempi ostici, no? Però la regola deve essere ognuno è il suo. Allora il produttore, quindi il creativo, si ferma, a mio avviso si deve fermare al mix e poi al master. Ecco perché Daniela può risultare molto molto impegnativo e molto molto lungo organizzarsi da soli la propria libreria, ma è meritevole se tu lo fai, è lodevole. No, però io non stavo pensando a quello, io stavo pensando più all'effettistica, no? A questo rumore. È esattamente quello, però quello che tu trovi nella libreria è un qualcosa che potrebbe essere vicino a quello che tu hai in mente. La composizione è un'altra cosa, e oltretutto dall'errore, quella che tu chiami distorsione, spesso diventa un suono. Un nuovo suono, una differenza. Concetto. La distorsione analogica per finalità creative può essere anche perseguita, voluta e ricercata. La distorsione digitale no, Daniela. Sì, sì, però è un altro concetto, capito? Sì, ma la distorsione è un momento di creatività anche, ti ripeto, per carità. Però su quella analogica, cioè, perché me quella digitale... Secondo me il livello di lavoro, però è molto diverso. Però la distorsione digitale rischia anche di mandarti in clip totalmente lo speaker, quindi non ha senso parlare di distorsione digitale, no? L'analogica è quella è controllata e, ripeto, spesso, specialmente nelle ultime tendenze, è perseguita. Bassi livelli di distorsione, ma analogica. Non la pensi così? No, cioè la penso anche così. Ah. Cioè il discorso è che secondo me una cosa non toglie l'altra. No. Cioè nel senso no. Che secondo me è molto diverso proprio come lavoro a monte. Sì. Nel senso che quando io lavoro con i miei oggetti sonori, comunque ovviamente ci perdo giorni appresso a un bicchiere guarda di carta. Guarda che il tuo approccio che è quello che è quello più importante, quello più creativo, il tuo, non quello che io ti consiglio. Il punto è un altro. Quando lavori da freelance, dici io faccio il sound design e devi consegnare dei lavori che ti sono stati commissionati. Una cosa non toglie l'altra. Cioè, perché io ti dico, secondo me hanno entrambe valore e sono oltretutto, come dire, in comunicazione questi due mondi. Per fare quello, sì, per gestire tutto come dici tu, no? Secondo quello che dovrebbe essere il flusso più... più bello, cioè proprio più affascinante, più bello, più professionale, più creativo, più artistico, hai bisogno di budget incredibili e di tempi prolungatissimi, lunghissimi. Questo è il punto. Lì c'era anche una frase che diceva non è necessario essere musicisti. È vero, no, dipende no, da cosa stai facendo, no? Certo, cioè la composizione con gli oggetti sonori è un lavoro, fra virgolette, da musicisti, non da strumentisti di strumento come tradizionalmente intendiamo gli strumenti, però...
è un lavoro da musicisti. Sì, certo. E il musicista deve stare sullo strumento, che può essere un bicchiere, un microfono. È chiaro che dobbiamo sì, sì, la verità anche quando fai le riprese di questi oggetti, no? Che sono fini con la finalità di inserirli, parlavo prima con lui, nella colonna sonora di uno spot anche o di una composizione audiovisiva, spesso cerchi anche di riportare tutto alla stessa tonalità, perché sia ancora più gradevole la somma di ogni cosa, e non lo fai se non hai un musicista accanto a te, giusto? Quindi comunque sì, è tutto, si interseca ogni cosa. Secondo me dovrebbe essere molto in dialogo questo duplice modo di lavorare, cioè certo. Sarebbe la cosa più sana. È chiaro. Poi è ovvio che una cosa è un ascolto medio al computer, all'iPad, una cosa è quello che può essere un ascolto di un determinato tipo in un'installazione sonora, per esempio, dove la parte acustica ha un valore. Il tuo approccio è molto più importante e ha un valore anche... è molto più importante il tuo approccio, e di per sé stand alone rappresenta anche un momento artistico. L'approccio che sto consigliando io è più consumistico e metterebbe nelle condizioni, per esempio, lui di poter montare 4 spot alla settimana per una web radio. Con l'approccio più serio forse ci vorrebbero 3 settimane per fare solamente uno spot di 15 secondi. Siccome oggi siamo qui anche per dirci, ci sono probabilmente, c'è un mercato del lavoro che presenta delle domande, è cosa difficilissima, no? Perché oggi siamo saturi di offerte, ma domanda non ce n'è. Forse in questo comparto dell'economia, forse esistono ancora aziende che non sanno come fare a reperire validi non sound designer, chiamiamoli comunque operatori del suono, e veloci, professionali, che raggiungono gli obiettivi nei tempi che sono oggi quelli di internet. Il punto è, se pensiamo che tantissime produzioni hanno vita brevissima, non solo produzioni discografiche, che se pensiamo al mondo della musica elettronica, parliamo anche dei super big blasonati e pop ormai, come i Daft Punk. Il singolo che ha preannunciato l'uscita dell'album, quanti mesi pensate che possa avere di vita? La fruizione di questi beni o di queste opere oggi si accorcerà tantissimo. Immaginiamoci la vita di uno spot per il web. E allora il tuo committente, a meno che non è una grande fondazione che sta perseguendo dei fini artistici, difficilmente ti metterà a disposizione tempistiche e budget importanti per realizzare la soundtrack di uno spot di 15 secondi per una fiera. No, ma poi il concetto è che il suono deve rendere qua. Eh? Il suono deve rendere qua, il concetto è questo. Nel senso che comunque sì, è proprio un altro lavoro. Cioè qui determinati tipi di lavoro, come dire, li puoi fare in AIF, in WAV, puoi lavorare quanto vuoi sulla spazializzazione, sul panning, ma le casse qua stanno. Quindi non hanno proprio senso come costruzione per questo mezzo, no? Ecco perché dico, cioè no, mica una cosa toglie l'altra. No, non è così, perché se tu ti fai un bel mix, un bel master... E vabbè, non c'è storia, capito? Rispetto a quello a cazzo. E poi comunque non pensare così, ho detto deve essere il prodotto finale deve essere fruibile su qualsiasi device, perché ci sei tu, e ti ho detto 80 persone su 100 se lo godono con gli speaker del loro laptop. E sto dicendo esattamente questa. Ah no, pensavo stessi dicendo il contrario. No, esattamente questo sto dicendo, nel senso che comunque sia, quando è questo il mezzo, come dire, devi scrivere per questo. Devi fare in modo... No, Daniela, non devi scrivere, non devi lavorare per questo, no, devi lavorare certo. Per tutti, perché poi c'è, su quelle 100 persone ce ne sono 3 che sono fissate, che hanno il web, ce l'hanno sul loro plasma da 50 pollici e stanno collegati a un sistema Onkyo di alta definizione. Sto dicendo più o
meno la stessa cosa. Mm. Quello che voglio dire è che alla fine su determinati tipi, cioè sullo sul spot web, difficilmente uno se lo sente con le Genelec. Ovvio, no? Difficilmente, certo. Vabbè, questo non vuol dire fare delle schifezze. No. Vuol dire comunque sia che io lo so, perché spesso ho difficoltà quando io mando dei lavori per farli sentire in radio, lo mando a Fahrenheit. Cioè, comunque sia, so già la difficoltà a cui vado incontro, nel senso che comunque sia viene azzoppato il lavoro matematicamente se viene sentito. Dipende. Infatti proprio da poco, perché, insomma, in qualche trasmissione radio mi hanno chiesto l'MP3, perché non aprivano proprio i WAV, i RAI, cioè non... Sì, ma in genere diciamo la demo la si manda in MP3, tanto proprio bisogna fare attenzione, dovrà essere 320, giusto per restituire, per garantire un minimo di fedeltà. Prego, lavorare per tutti, non stavo non stavo togliendo i tipi di progetto, sia quelli visuali, immagini. Questo lo devo togliere dal numero. Scusa. No, per tutti i tipi di progetto, secondo me è bene avere una forma mentale, che è quella di lavorare, di pensare in grande e poi estrapolare i format. Ovvio che è tutto commisurato all'investimento di tempo e quindi al budget, però io penso che Christian volesse dirmi, chi ci ha detto che dopo quel brano non può fare un percorso inverso, quindi diventare una colonna sonora importante da una colonna sonora di un piccolo spot che gira esclusivamente sul web? E in quel caso non si può più tornare indietro. Ma ci sarà anche qualcuno che avrà organizzato una presentazione davanti a un pubblico con un impianto un po' più grosso, quindi non puoi pensare sto facendo questo per questa cosa. No, quando è audio il master deve essere, la finalizzazione del tuo audio deve essere tale da poter essere goduto attraverso qualsiasi speaker, qualsiasi device, qualsiasi piattaforma, televisione, radiolina, impianto hi-fi e Genelec. Sono d'accordo, però sono io. No, assolutamente, quello non si può proprio. Quello non si può proprio. Tu per il montaggio devi dare un master WAV, ci mancherebbe. Il proprio punto è un altro. Se parliamo di demo, tu mi hai detto dovevo mandare un lavoro per far essere visionato da una radio, mi hai detto, giusto? Mi hanno chiesto MP3. Va bene, perché è una demo. Io da 3 anni ho una etichetta discografica e come tutti gli altri noi pretendiamo l'MP3, più semplice da archiviare, più semplice da gestire, più semplice da inviare. Ce n'hai due etichette. Sì. non lo faccio io, lo fanno tutti, perché tu comunque hai un riferimento e stai sentendo effettivamente se quella persona sa lavorare o meno e la bontà del prodotto. È chiaro che dopo, se io ti dico va bene, mi piace, ti dico mandami il pre-master, ovvero mandami il mix in WAV, in un'estensione di file non compressa, che tocca a me lo sento per bene, subra le Genelec, subra le Adam e subra le KRK pure, per avere almeno 3 riferimenti diversi. Dopodiché ti dico va bene, ok, firmiamo il contratto, mandiamo tutto a fare il master in uno studio di mastering. Ok, quello probabilmente è così, ma è normale che ti chieda l'MP3 prima. Ma è una questione di velocità di trasmissione, capacità di archiviazione, facilità di gestione. Secondo me lo spartiacque è rappresentato esclusivamente dalle installazioni artistiche, cioè c'è un utilizzo artistico dove il prodotto nasce per una fruizione incredibile, e invece l'utilizzo commerciale, che è un altro utilizzo. Secondo me è quello il vero spartiacque. Sì. Secondo me sono due aspetti della stessa dello stesso lavoro. Che poi uno devi sempre fare una roba professionalmente adeguata. Sì, sì. Il discorso MP3 dopo io lo converto e lo... E lo comprimo. Vale sempre il discorso che ho detto prima, che a livello progettuale un sano progetto prevede che si lavori come se si stesse andando a un'installazione. Scusate un attimo, c'è un problema al teatro. Sì. Solo un secondo poco, Paolo mi ha chiamato. Vabbè, questo diciamo che sta.
come si lavora, come tutti i mestieri. Sì. In generale dovrebbe dare il massimo, sia io che... Ho fatto un parallelo tra quello che è uno dei miei lavori, non dico il mio lavoro principale, ma uno dei miei lavori è quello di diciamo lavorare con l'immagine, in senso lato, sia l'immagine in movimento che l'immagine statica. E da lì, come diciamo per il suono, o si acquista un metodo progettuale sano, come dicevamo prima, oppure si corre il rischio di perdere dei treni interessanti. Chiaramente treni interessanti possono essere anche nel piccolo, non sto parlando di... Interessanti. Interessante. Poi il progetto è una cosa, il format è un'altra, vale secondo me per tutti quanti i campi. La questione dell'MP3 come diciamo come fine dell'imbuto per alcuni utilizzi, una volta si utilizzava un famoso trombino per vedere se queste produzioni bellissime che facevi, sì, poi quando qualcuno l'aveva ascoltato attraverso una radiolina monofonica. Sono dei livelli, no? Cioè sì. Dove proprio la gente del suono, dove tu comunque sì, lavori sul suono e anche su una proiezione del suono, quindi ovviamente non potevo pensare di... Il progetto, secondo me, in questo caso, è parte integrante del risultato, del diciamo, la composizione è parte integrante della parte tecnologica. Secondo me, che ne ho, diciamo, l'ho fatta proprio, l'ho detta in maniera rozza, però sì, io sono d'accordo. Però esiste una progettualità più alta, che secondo me è quella determinata da quello spartiacque tra arte e uso commerciale. Secondo me, poi. Sì, sì, però ci sono delle committenze commerciali che però il metodo hanno portato a delle vere e proprie opere d'arte. È normale che il metodo poi utilizzato si deve avvicinare sempre più a quello, diciamo, artistico, che non hanno reso. No. Allora, di spartiacque si spera che si attinga, si possa sempre attingere dal mondo degli artisti. Si spera, cioè è augurabile una cosa di questo genere. Cioè. La figura del tecnico e la figura dell'artista, la stessa cosa, vuol dire, cioè, se Brian Eno si deve registrare, comunque non mai studio da solo, si porta il suo ingegnere, si porta il suo fonico. E questo è il punto. E a questo punto tu, sound designer, nel momento in cui hai bisogno di assicurare anche un certo risultato artistico della colonna sonora in termini di musicalità, vai in studio con il musicista. Non possiamo prescindere dalle figure. Il problema è quando tu vuoi faci tutto e quando il musicista che faci tutto. Ma perché uno fa tutto, Cristian? Per questioni di budget, sì, di tempo. Diego, quando si è un freelance. Diego, certamente. Il budget è una cosa importante, cioè avere questa squadra di lavoro te lo devi permettere. Lo so, perché noi ci siamo partiti dal nostro piccolo setup, di cosa abbiamo bisogno? Tornando al nostro piccolo setup portatile, abbiamo bisogno di una buona scheda audio, sempre, dipende da quello che dobbiamo fare, decidiamo quanti in e quanti out, ovvero quanti canali possiamo gestire in ingresso e in acquisizione e quanti canali possiamo gestire in out. Abbiamo bisogno senz'altro di due monitor di riferimento, perché se non le abbiamo... Di cosa stiamo parlando? Non posso immaginare di poter lavorare su un suono e perseguire un risultato se non ho la possibilità di ascoltare come effettivamente è quel suono. È impensabile farlo con queste due casse, che sono più per amplificare la voce, abbiamo bisogno dei monitor lineari che si riferiscono poi a degli standard ben precisi, e ogni marca e modello rappresenta uno standard genere, che è un modo di far ascoltare la musica, e probabilmente genere che anche, aggiungo io, e io ho genere che ho anche Adam, sia genere che, e probabilmente è lo speaker che più di tutti ti può indurre a sbagliare. E bisogna conoscere i propri monitor, bisogna conoscere le potenzialità, i limiti soprattutto, e dove
ti traggono in inganno, su quale range di frequenze probabilmente ti possono trarre in inganno. Per esempio, Genelec sulle frequenze medio-alte ti può indurre in inganno. No, più su quelle basse, più quelle sub, perché Genelec tende ad ammorbidire, ad accomodare tutto ciò che è sotto i 200 Hz. Adam è più preciso per tutto ciò che è sub ed è base. Adam, per esempio, invece ti trae in inganno in quanto utilizza i sistemi a nastro per i tweeter nella riproduzione delle frequenze alte. E i tweeter a nastro ammorbidiscono, accomodano e rendono piacevole le frequenze medio-alte. Le ammorbidiscono, quindi tu tendi a enfatizzarle. Se poi lo stesso lavoro, spegni le Adam, accendi le Genelec, ti risultano fastidiose, troppo brillanti quelle frequenze medio-alte che tu sei stato indotto ad enfatizzare avendo come riferimento Adam. Quindi in realtà là si apre poi una discussione che non termina più, e poi c'è la scuola asiatica, e poi c'è la scuola americana, la nuova scuola americana di KRK, che fino a 2 anni fa doveva essere il verbo, il Vangelo, dovete riferirvi solo per quanto riguarda la musica elettronica. A distanza di 2 anni c'è gente che ha preso le KRK, sia le Rocket che le altre, e le ha dato fuoco, che si è reso conto che aveva cannato una serie infinita di mix. E quindi poi là veramente si aprono gli scopi. Però sicuramente noi, il nostro setup deve essere quello, se vogliamo, cioè il sequencer software, perlomeno quello che io sto cercando, quello che suggerisco io è il computer con il sequencer multitraccia software, la scheda audio per forza e gli speaker, quindi le monitor di riferimento, ma devono essere lineari e di riferimento. Lineari perché se io ascolto Worfidale, queste hanno una timbrica specifica che influisce sulla percezione che ho io di quel suono. Teoricamente invece il monitor lineare di riferimento lo stiamo pagando un sacco di soldi perché è lineare e teoricamente dovrebbe farti ascoltare esattamente così come il suono, ma se ci addentriamo ancora di più ci sono poi pensieri e pensieri, caratteristiche e caratteristiche di modelli e modelli, marche e marche, modelli e modelli e vari standard e linguaggi. Comunque effettivamente Genelec dovrebbe essere il linguaggio standard del mondo pop e del mondo classico, diciamo. In questo momento Adam invece è il più performante perché sono degli speaker che hanno curato nel dettaglio la definizione delle frequenze basse. Siccome la musica moderna ultimamente si è spostata sempre più verso le frequenze basse fino a toccare i 16 Hz, che manco li percepiamo, che non li percepiamo come suono, li percepiamo come spostamento d'aria, allora la tecnica si è dovuto adeguare e questo, lo standard di riferimento più apprezzato in questo momento dovrebbe essere Adam o anche Dynaudio, eccetera, eccetera. Però quelli più famosi, diciamo, ormai sono diventati due, Adam e Genelec. Tutto il resto è un di più, dopo queste tre cose. E no, è un di più, tutto il resto dipende da quello che devi fare, perché se tu dici io voglio trovarli nell'ambiente i suoni, beh allora ti devi dotare di un sistema di microfonatura, di un mixer. Non è detto, perché magari dici no, io me li voglio fare uno a uno, poi questo sistema di microfonatura te lo devi inventare e devi scegliertelo. Voglio registrare con microfoni dinamici, voglio registrare con i microfoni a condensatore, lo voglio cardioide, utilizzare dei sistemi di sospensione per non far sentire neanche la vibrazione della mia mano, eccetera, eccetera. Poi quelli sono fatti tuoi. L'acustica e l'ambiente in cui va a fare la registrazione incide tantissimo. Torniamo poi, nel caso tuo, a vecchie polemiche, diatribe che sono nate con l'elettroacustica, che sono nate nel momento in cui la musica è stata resa ripetibile e fruibile in qualsiasi momento. Là è nata tutta la discussione, perché fino a che non hanno inventato il registratore, fino agli inizi del secolo scorso,
La musica era un evento unico, irripetibile. Dovevano esserci i musicisti e doveva esserci l'ascoltatore. Dovevano esserci strumenti musicali, doveva esserci un ambiente. Dopodiché, quando abbiamo fissato sul nastro la registrazione, l'ha cambiato tutto, c'è stata la rivoluzione, perché io potevo godere di questa opera musicale in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, se avevo addirittura lo speaker, se avevo un sistema portatile. Questa è stata una rivoluzione dal punto di vista estetico immensa, cioè ha cambiato proprio il modo, perché prima, per valutare l'opera d'arte, si entrava nel merito di tanto, si entrava nel merito anche della modalità dell'esecuzione, perché era l'esecuzione. Dopo, invece, l'opera era fruibile, perché aveva vita propria, era un supporto, ma si è aperta una discussione infinita. Come devo riprendere questa band o questo ensemble di 5 o 6 elementi in modo da rispettare l'ambiente e i livelli? Che vuol dire? Che nel momento stesso in cui io uso degli oggetti per riprendere il suono della tua chitarra acustica, quindi il microfono, i cavi, la scheda di acquisizione, il supporto, che può essere l'hard disk del mio computer o il mio digital audio tape DAT o il mio Revox, perché sono affezionato a quel calore del nastro, o la videocassetta, perché ultimamente va di moda registrare sul VCR perché fa figo. Lo dico con questo tono perché ci sono dei plugin della Waves che hanno superato di gran lunga, permettono di ottenere risultati migliori addirittura in quel senso rispetto a queste tecniche tradizionali. Però se tu mi dici: ma è bello farlo perché è un procedimento che ti fa sentire parte del tuo essere artista, io non posso fare che darti ragione. Però poi, se devo pensare al mercato, alla committenza, al lavoro che devo finire, ti devo dire: Daniela, fai prima a prenderti la libreria, capito? Però non posso far altro che riconoscere invece, no, la bontà della tua decisione. Io voglio pormi in questa maniera, sacrosanto, è meritevole, è lodevole, cioè veramente. E di che stavo parlando? Ed è di una certa età, mi dimentico le cose. Non ci stai pensando proprio, no? Te ne sta a fregare niente. Io ero pure d'accordo, però proprio una cosa. Ah sì, stavo dicendo come è cominciato tutto. Quindi il problema è, quando fai le riprese, è restituire alla tua ripresa la realtà dell'esecuzione. E siccome tu utilizzi degli strumenti, allora, se utilizzerai un microfono dinamico avrai un risultato, se utilizzerai a condensatore ne avrai un altro, se utilizzerai il cavo reference, con la marca più blasonata, per collegare il tuo microfono al preamplificatore avrai un risultato. Se il tuo amplificatore, se il tuo preamp, se utilizzerai il preamplificatore ne avrai uno, se utilizzerai un preamplificatore di quella marca ne avrai un risultato, se avrai dei convertitori, utilizzerai dei convertitori RM ne avrai un risultato, lo avrai diverso se utilizzerai dei convertitori Focusrite. Tutto ciò che tu avrai un risultato diverso se quella porta è aperta o se è chiusa, avrai un risultato diverso se quegli angoli sono stati smussati con una trappola o meno. Tutto incide sulla tua ripresa e può incidere in maniera stravolgente sulla tua registrazione. Quindi poi si apre il dibattito: come faccio a restituire
la realtà a quel suono. Come faccio? Registrando questi quattro musicisti con questi quattro strumenti diversi che sono posizionati in punti diversi della stanza, no? Dell'ambiente acustico, e che stanno suonando con livelli diversi, come faccio a restituire quella fedeltà che è il punto di vista dell'ascoltatore? Perché io miro a quello, giusto? L'obiettivo è quello. E là si apre tutta una questione infinita. E là bisogna lavorare con il processore di suoni più semplice che sia mai stato inventato, l'equalizzatore, prima di ogni cosa. E poi bisogna lavorare di riverberi e anche di delay, quindi di spazialità del suono. E poi bisogna lavorare anche di spazialità, e poi bisogna lavorare anche in termini di spazio col panning, perché insomma se il batterista sta sulla destra e io voglio ricreare quella situazione, devo mettere il panning almeno alle ore 14 almeno. Però è affascinante comunque, no? Per carità, anzi. Che cos'altro mi ero segnato? Le schede audio abbiamo parlato. Apriamo Logic. Molto importante è l'utilizzo anche dell'effettistica. Ce l'avevo un appunto proprio sugli equalizzatori. Questi due appunti sono simpatici, proprio mi riaggancio a quello di cui stavamo parlando. L'equalizzatore è la forma più comune di processamento del segnale, è uno degli strumenti più importanti nella fase di registrazione e nella fase di mix. L'equalizzatore ci permette di variare l'ampiezza o il livello di determinate frequenze rispetto ad altre, modificando il contenuto armonico, quindi, perché se modifichiamo frequenze, range di frequenze, modifichiamo anche il contenuto armonico e anche il timbro, quindi, dello strumento. L'equalizzatore ci permette di enfatizzare e attenuare di un certo numero di decibel un dato intervallo di frequenze. È chiaro, no? Cioè il concetto base. Io con l'equalizzatore posso attenuare, quindi diminuire il livello, proprio la potenza, il volume, di alcune frequenze, quindi un range, un intervallo, o posso enfatizzarle, quindi renderle più presenti, con degli scopi. Lo scopo può essere correttivo, creativo e di mix. Scopo correttivo. Quando si registrano gli strumenti che formano una band, tutte le frequenze comprese nel range udibile dell'orecchio umano, lo sappiamo che è da 20 Hz a 20.000, giusto? Sotto abbiamo, sopra abbiamo gli ultrasuoni e sotto, santo, come si chiamano? Sotto i 20 Hz? Infrasuoni. Diciamo, quando si registrano strumenti che formano una band e non li ascoltiamo, no? Li ascoltano gli animali, noi no, noi possiamo udire dai 20 Hz ai 20.000. Anzi, vi dirò di più, dai 20 ai 40 Hz percepiamo appena. Sotto i 20 Hz non sentiamo niente, fa fede solo lo spostamento dell'aria, perché il suono procurato dallo scontro delle particelle che formano proprio l'aria è tale da non essere avvertito dal nostro sistema auricolare proprio. Però l'aria la sentiamo che si sposta. E quando si registrano strumenti che formano una band, tutte le frequenze comprese nel range udibile dell'orecchio umano andrebbero riprese con gli stessi livelli prodotti dai singoli strumenti per mantenere l'equilibrio creato dai musicisti che suonano. In sostanza, occorrerebbe trattare in maniera equivalente alla realtà
dell'esecuzione, occorrerebbe trattare in maniera equivalente alla realtà dell'esecuzione ogni singola banda di frequenze senza enfatizzare o attenuarne alcune rispetto ad altre. Da qui deriva proprio la parola equalizzare. Equalizzare significa riportare, rendere uguale alla realtà dell'esecuzione, e quindi la funzione correttiva dell'equalizzazione. Si tratta di perseguire il timbro naturale degli strumenti, se tu stai facendo le riprese ai fini musicali. Ciò non vale se io sto facendo la ripresa di questo suono a fini rumoristici, che dove invece io magari da questo suono ho deciso di arrivare a rappresentare il crash di un'automobile contro un palo. Vuol dire che lo massacrerò il suono della penna che cade sul tavolo, la penna di plastica che cade sul tavolo di legno. E sicuramente la prima cosa che farò a livello di equalizzazione sarà quello di enfatizzare le medio-basse, se voglio creare poi il boato della botta di questa macchina che arriva su un palo della luce, per esempio. È impossibile avere un responso di frequenze lineare per mantenere il timbro naturale degli strumenti, perché qualsiasi apparecchio, mixer o microfono utilizzato darà al timbro dello strumento una colorazione. In particolar modo se si ha a che fare con strumenti di bassa qualità, più sono strumenti costosi e qualitativamente adeguati ed evoluti, e più possiamo sperare di essere vicini alla ripresa della realtà. E più strumenti non adeguati abbiamo, più pastrocchi possiamo combinare. Quando facciamo quello che dice Daniela. Inoltre, anche l'ambiente in cui eseguiremo la registrazione può aggiungere una colorazione al timbro dello strumento che stiamo registrando. Tutto influisce. Come dicevo prima, anche se suoni la chitarra acustica con la porta chiusa e stai qui ad ascoltarla, ascolterai un suono. Se apri la porta, già il suono è cambiato. Perché l'onda magari che si sta propagando verso il muro non rimbalza e torna indietro, andando a sommarsi in fase o controfase con le altre, ma esce fuori perché la porta è aperta, quindi a me arriverà una colorazione diversa, una sfumatura diversa, che io non sento più perché tanto ormai manca un sacco di decibel che ho i timpani logorati, però magari chi ha saputo salvaguardarseli riesce a cogliere la differenza. L'equalizzazione ci aiuta quindi a restituire al suono le caratteristiche timbriche più naturali di quello strumento. Si utilizza per scopi creativi, abbiamo detto, questo è lo scopo correttivo, che è lo scopo del buon fonico che segue la band. Poi c'è lo scopo creativo, che è quello che invece utilizzerai tu nel creare quel rumore o quel suono. Utilizzerai l'equalizzazione soprattutto per scopo creativo all'inizio, ma poi dopo dovrai utilizzarla per scopo di mix, perché dovrai sommare tutti i suoni che sei andato a creare, e là di creatività non è che ce n'è tanta, là è tecnicismo. Il mix serve, le operazioni di mix servono a rendere udibili e distinguibili più suoni che si vanno ad accavallare e a sommare. Esempio più stupido, io se sto facendo suonare un organo e un basso, un organo che sta suonando su ottave basse, c'è il rischio di mascheramento dell'organo da parte del basso o viceversa. Se io non faccio un buon mix e non decido quali frequenze del basso che sono caratterizzanti la timbrica propria del basso devo enfatizzare a discapito dello stesso range di frequenze sull'organo, e quali invece frequenze dell'organo devo attenuare per dare spazio al range di frequenza caratterizzante la timbrica del basso? Questo è il mix. Se non lo faccio, non distingo l'organo suonato nelle sue ottave più basse
dal pizzicare la corda di un contrabbasso, di un basso. Posso rischiare di non distinguerli e posso rischiare che uno vada a mascherare l'altro. Degradività sul mix ce n'è poca, perché cioè, altrimenti non avete fatto un buon lavoro, su quello non ci stanno tanti. Però invece quando andiamo a definire un suono che è dato dalla somma di più suoni, come abbiamo visto il rumorista di Star Wars che aveva aggiunto il battere su un tirante d'acciaio al battere sullo scolapasta di alluminio, per esempio, per dare quel suono del laser che esce dalla spada. Ragionando in maniera opposta, quindi in maniera opposta all'obiettivo correttivo, possiamo usare l'equalizzatore in modo creativo. Possiamo equalizzare un suono stravolgendo pesantemente l'equilibrio delle frequenze tipiche di uno strumento per ottenere un suono particolare. Stravolgendo l'equilibrio delle frequenze tipiche di quel rumore della bottiglia che si rompe sull'asfalto per ottenere tutt'altro suono. Quindi si comincia sempre dall'equalizzatore e dobbiamo avere padronanza non solo delle tecniche e delle tipologie di equalizzatori, hardware e software. E non ci dimentichiamo mai che ma si fuma dentro qua dentro, si fumano tutti quanti qua. Non ci dimentichiamo, mi sono dimenticato invece. Oh mio Dio, che stavo dicendo? Non ci dimentichiamo mai che è l'età. No, magari se posso. Non ci dimentichiamo mai che anche l'equalizzatore software è sempre l'emulazione, che non è che solo sono inventato, che tutto è partito dall'emulazione. Oggi vabbè, poi ci sono adesso delle software house tipo Waves che dice io non sto emulando proprio un bel nulla, me li sto inventando, ok. Ma perlomeno nelle tipologie, nelle macro divisioni, no? Nelle macro suddivisioni degli equalizzatori, sono tutte emulazioni. Si emulano i parametrici, i grafici, gli equalizzatori a campana, gli shelving, no? A scaffale, ma sono emulazioni di oggetti che sono esistiti e che esistono dagli anni 60 in poi. E quindi, nel caso di Daniela, che decide quel tipo di approccio più importante, il suo è l'equalizzatore per lei non sarà solo correttivo, non porterà solo a un utilizzo correttivo, ma soprattutto a un utilizzo creativo. Quindi stravolgerà pesantemente l'equilibrio di quelle frequenze che caratterizzano quel particolare strumento o per quel particolare avvenimento, la bottiglia che cade e si rompe sull'asfalto. Nel mix finale l'equalizzatore invece, e qua non accettiamo nessuna deroga, l'equalizzatore è indispensabile per rendere più udibile un particolare strumento, enfatizzando le frequenze più caratteristiche del suo timbro e tagliando le frequenze che eventualmente vanno a sovrapporsi a quelle degli altri strumenti. Ok? Esempio tipico, baseline, kick, bass. La maggior parte dei preset di basso sui synth hardware o virtuali lavora su quella range di frequenze, che è molto vicino al range di frequenze su cui lavorano la maggior parte dei kick prodotti generati dalle drum machine in commercio, per rimanere nell'ambito della musica elettronica, ma questo vale anche nell'ambito della musica acustica. La prima cosa che tu fai nel mix, dicono gli americani, è sistemare la baseline, basso e cassa. Quella è la prima cosa che devi fare. Se entrambe lavorano sulle stesse frequenze, hanno come range caratterizzante la propria timbrica in comune, è un casino, si impastano, non riesci a definirli. E puoi avere anche la somma di quelle frequenze che ti procura la distorsione digitale, che non è quella analogica che stai perseguendo, che quella la perseguisci non in fase di mix, ma la persegui, ho detto? Orca miseria. La persegui, ok?
chiedo scusa al mondo del web, la persegui, cazzo, perseguisci, ho detto. Quella persegui nel momento in cui tu stai definendo il suono, poi nel mix è finito. Cioè, io voglio il kick distorto, voglio un kick di 909 con un attacco veloce, quindi voglio la punta del basso, voglio il transiente che mi deve investire, mi deve arrivare addosso, e voglio percepirlo come se fosse al limite della sua esasperazione. Voglio una distorsione analogica, e fa figo su un kick la distorsione analogica. Oggi è molto voluta e ricercata, ma una volta che hai finito di definire quel suono di kick, nel mix sono altri i tuoi obiettivi. Sono quelli nel mix, nell'equalizzazione che fai a livello di mix, tu devi invece perseguire un'altra cosa, cioè quella di rendere udibile e distinguibile il kick dal bass. Dicevo, l'esempio più stupido è quello della baseline, quindi del kick più del bass, più del basso, quindi della cassa più del basso, della cassa con il basso. Se ho una cassa, se voglio che si senta bene la punta della cassa, quindi proprio l'attacco, probabilmente devo enfatizzare le frequenze che stanno dopo i 300 Hz. Se voglio invece un basso tappeto, profondo, eccetera, enfatizzerò le frequenze che stanno sotto i 100, se voglio la profondità, se voglio l'enfasi. E la risposta ce la siamo già data. Basso profondo, colpo di cassa appuntito, enfatizzo sopra i 300 la cassa e di contro attenuo il basso sopra i 300, enfatizzo, e che faccio? E attenuo la cassa poi sotto i 100, ed enfatizzo il basso invece sotto i 100 e lo attenuo sopra i 100, perché do spazio in termini di spettro di frequenze alla cassa, in modo che si posizioni lì, che non vada a rischiare di essere mascherata dal basso e viceversa, e non vada a rischiare anche di sovrapporsi in quell'intervallo di frequenze alle frequenze date dal basso. Poi scopo finale del mix, quindi che cosa metto nel mix finale? Equalizzazione indispensabile per rendere più udibili particolari strumenti, enfatizzando le frequenze più caratteristiche del timbro di quello strumento. Perché che succede se io sto voglio questa cassa appuntita che si senta la botta, e vado ad attenuare quelle frequenze che caratterizzano quell'essere appuntito della cassa, non ho risolto niente. Sapete che ho risolto durante il mix? Che ho snaturato la cassa che mi ero organizzata prima, l'ho snaturata completamente. Quindi ciò che vado ad enfatizzare, ciò che enfatizzo in mix, sono sempre intervalli di frequenze caratterizzanti la timbrica di quel suono, e non altre, se no lo snaturo. E ciò che vado ad attenuare sono le frequenze che sono meno influenti sulla timbrica propria di quel suono. Perché se attenuo le frequenze caratterizzanti, succede che ho snaturato quel suono. Questo per evitare strumento enfatizzando le frequenze più caratteristiche del suo timbro e tagliando le frequenze che eventualmente vanno a sovrapporsi a quelle degli altri strumenti. Questo per evitare mascheramenti fra strumenti che hanno caratteristiche timbriche con frequenze simili. Così facendo si può ottenere un mix pulito dove ogni strumento risulta udibile all'interno di un brano anche complesso. Ah, ecco per dire quello. Si dice che tutti i grandi operatori del missaggio abbiano un approccio tridimensionale al processo di missaggio. Il processo di missaggio, dobbiamo sempre fare attenzione, è proprio una cosa basilare da cui non possiamo prescindere per fare qualsiasi cosa, per fare il sound design, per forza. Ovvero ragionano in termini di altezza, profondità e spazialità. Questa è la scuola americana. Bisogna fare in modo che nel mix sia presente tutta la gamma di frequenze udibili, perché altrimenti mi manca qualcosa, non è gradevole. Se la mia soundtrack è sproporzionata
sulle basse e non contiene suoni che lavorano sulle alte, la mia soundtrack sarà scura, non sarà brillante, sarà opaca e sarà anche stancante nell'ascolto. Perché l'ascolto sia gradevole, devono esserci tutte le frequenze. Lo spettro deve essere completo. Lasciamo perdere la rumoristica, no? È chiaro che se io devo simulare la caduta di, non so, l'urlo in una caverna tenebrosa, non lo so, chiaramente non sarà brillante, è chiaro. Però nel complesso, in ogni lavoro, tutte le frequenze devono essere contemplate. Perché altrimenti, se per tutto il film io sento solo suoni opachi e scuri, io mi stanco. L'ascolto diventa faticoso, non è gradevole. Quindi bisogna fare in modo che nel mix sia presente tutta la gamma di frequenze udibili, dai 20 Hz ai 20.000. Sia presente il giusto ambiente per ogni strumento, quindi la profondità, e quindi devo usare i riverberi. E che infine ognuno di essi sia posizionato correttamente nel panorama uditivo dell'ascoltatore. Spazialità, le tre dimensioni, altezza, profondità e spazio. L'altezza non è altro che il livello in dB, l'ampiezza, anche quella, no? L'ampiezza dell'onda è quella, è anche quella l'altezza. La profondità è data da un discorso è sempre data da un discorso d'ambiente, quindi l'effetto d'ambiente per eccellenza è il riverbero. Si devono per forza usare i riverberi nei mix. Il riverbero serve anche a dare spazio a un suono, che magari lo spazio che un suono non riesce ad avere a discapito di un altro, e quindi attenuando quelle frequenze che collidono, che vanno a sovrapporsi, agli effetti di dinamica, a come dobbiamo utilizzarli in insert e in send, che questo è molto importante a livello del mix, ai fini del mix. Vediamo cosa sono i processori di dinamica, che sono molto importanti per rendere udibile un determinato suono nel tempo, in maniera costante nel tempo. E poi ci andiamo a smontare lo spot dal punto di vista proprio di tecnico, ci andiamo a montare lo spot che ha realizzato Omar Eox come visual, per cui ho fatto io il soundtrack. Ce lo smontiamo e ce lo rimontiamo in Logic, così vediamo effettivamente come si organizza poi il missaggio di questi suoni e come si arriva a una finalizzazione accettabile e passabile, soprattutto come nella finestra e range andiamo a disporre tutti quanti i suoni in riferimento alla successione delle immagini in movimento, quindi alla sincronizzazione del suono con le immagini. Facciamo di pausa quanto? Un'ora abbiamo detto? Ditemi voi, Voi dalle 14, domenica. Quindi ci rivediamo alle 2, un'ora vi va bene? È poca, vi sembra troppa? Basta che mi dite voi.